Space Gamers, benvenuti ad una nuova serie Walkthrough in occasione di Halloween. Oggi, ragazzi, andremo a fare una miniserie sul DLC Shadow of Rose di Resident Evil Village. Sicuramente la dividerò in due video, ragazzi. Un video uscirà all'una, come al solito, di lunedì, mentre il secondo video dovrebbe uscire intorno alle 18 e alle 19, sempre di lunedì. Mi sono informato un po' sul DLC, dovrebbe girarsi intorno alle 3 ore, quindi dovremo riuscire a concluderla in soli due episodi. Prima di partire, ragazzi miei, però, ovviamente, se volete supportare il canale, una bella iscrizione, un bel mi piace al video, ovviamente sono di enorme supporto. Ed anche se siete interessati sul mondo videoludico, vi consiglio di passare in descrizione e seguire Player Space. Ho anche cambiato questa impostazione, ho spento tutte le luci, ottengo solo il faretto che ho dietro la webcam. Fatemi sapere cosa ne pensate per le serie horror, perché ho in programma anche di portare The Callisto Protocol tra un mesetto, quindi ditemi se vi piace questa webcam oppure torniamo alle luci solite, che vi basta aprire un video qualsiasi del mio canale e insomma le impostazioni sono quelle. Fatemi sapere se vi piace questa webcam oscura, diciamo così, per le serie horror. Noi partiamo subito. Ehi, hey Kay, scusa il ritardo. Tranquilla, io mi godo il sole. Avevi una cosa importante da dirmi? Spero che non si tratti di Chris che mi vuole nella sua organizzazione. Gli ho già detto che non ci penso neanche. So cosa sopportate tu e gli altri della Hand Wolf Squad. Mi rifiuto. Non riguarda questo. Riguarda proprio te. Me? Sono preoccupato. Come va a scuola? Sul serio? È di questo che vuoi parlare con me? Quelle ragazze ti danno ancora fastidio? Intendi se mi trattano ancora come un Ehi! mostro? No, no! Ascoltami, non sei un mostro. Lo sono. Lo sai anche tu. Ecco perché mi tengo lontana da tutti a scuola. Se sapessero cosa sono davvero. Quindi non hai amici con cui parlare? Parlare? E di cosa? Della mia vera natura? Del fatto che sono un mostro abominevole? Ma, ehi, tranquilli, di solito non ammazzo i miei amici. E se ci fosse un modo per liberarti dei poteri? Lo farei anche in questo momento. Allora c'è una cosa che devi vedere. Sai già tutto di Miranda, del mutamicete, delle ricerche ossessive e degli esperimenti sugli esseri umani. Come me? Esatto. Quello che non sai è che abbiamo appena trovato una sua ricerca. A quanto pare ha scoperto un cristallo purificante che rimuove il mutamicete da un organismo. Un cristallo purificante? Se riuscissimo a trovarne uno, potremmo indebolire o rimuovere del tutto i tuoi poteri. Stai scherzando? No, no, ma le sue note sono incomplete. Comunque, credo di sapere dove trovare il resto della ricerca. Facciamolo, troviamola, dov'è? Lì dentro Cosa? è un frammento del megamicete. Assorbe e conserva i ricordi delle persone morte nei suoi paraggi, inclusa Miranda, e tutto quello che sapeva. Se entri nella sua coscienza, potresti risolvere il mistero del cristallo purificante. Aspetta, che intendi con la sua coscienza? Ok, con la tua connessione profonda potrai esplorare le informazioni al suo interno. Una follia. Sembri impazzito. Sì, lo so, Rose, ma non è pericoloso. Ok, pensala come camminare tra i ricordi di qualcuno. Tu credi funzionerà? Vale la pena provare. Che hai da perdere? E cosa dovrei fare? Tu, cazzo, beh, io non lo so. Prova a concentrarti.
Vedi come va. Ok. Bene. Proviamoci. Oh mio Dio, Rosa, è davvero strana. Già, a volte sembra vida cose che non esistono. Fa paura. Ehi, non ti avvicinare, mostro! Scommetto che non ha nemmeno un amico. Sicuramente non ha. Cos'è quella roba sulla sua mano? Che problemi ha? Zitte! A volte sembra non ti avvicinare, mostro! Mostro! Fa paura. Lo sai quanto è potente quella bambina? Cos'è quella roba sulla sua mano? Andarci! Sicuramente non ha. Mostro! Vai, scritti! Vi prego, aspettatela! Sono ancora qui. Kay. Kay? Dove sei? Kay! Questo... non capisco. Finalmente si gioca, ragazzi. Non so se giocare con mouse e tastiera o con il controller, però... proviamo con mouse e tastiera. Io non mi ricordo come l'ho giocato Village, sinceramente. È passato un bel po'. Se può bucare. Cosa? Mi sa che K non è qui. Agente K, Men in Black. Dove stiamo andando? Questo è il castello? Penso di sì. Mi sembrano le segrete del castello queste. Dai, non mi fate spaventare. Qui c'è una porta però, io devo scoprire, devo esplorare. C'è niente. Mio! Se non mi sbrigo, sarò la prossima. Mi serve quel cristallo. Vabbè, un po' di sangue, che sarà mai? Cos'è? Una scarpa. Bella. E tu che ammasso di schifezza sei? Ma che schifo! Che roba è? Vorrei saperlo anch'io, Ruslo, vorrei sapere. No, c'è nessuno. Liberami. Chi sei? C'è qualcuno? Qui è pericoloso. Che cosa? Perché? Resisti. Io cerco di trovare una chiave. Ok, abbiamo la nostra prima missione finalmente. Per adesso non sembra esserci nessuno. Le carcasse dei coniglietti possono diventare delle vere opere d'arte. La decomposizione non è un problema. Un filo di trucco le farà sembrare più vive. Buona a sapersi. Chi c'è? Io non ho niente per difendermi. Questa è una cosa che non mi piace, per esempio. Ho una chiave. Ok. Che diavolo è questo? Ma che schifezza è? Non vorrei che tornare indietro. Non mi sembra il caso di vomitare in questo momento, eh? Oh, che schifo. Sono d'accordo. Sono un po' di zombie da qualche parte. E comunque zombie è dire troppo, perché comunque cioè, è tutto tranne che zombie ormai sto gioco. Chi è là? Altra schifezza. Quindi la schifezza ci ha bussato. Sarà Miranda forse? Chi diavolo mi ha salvato? Grazie, grazie. Ah. Tu sei uguale
A me? Ma chi sei? Sono Rose. Mi sembra giusto. Che cosa significa? Dobbiamo andare. Ma... Troppi pericoli qui. Curon è diventato comunque da Resident Evil. C'è il mio doppelganger. Ehi, dove stai andando? Non lo fate, non lo fate, non lo fate, non lo fate. Meno male. Ci sarà una scena jumpscare in, quei cunicoli, già lo so. Cos'è sto schifo? Sono sempre io. La situazione è un po' strana. Ho bisogno della leva più presto. Devo andare più in fondo. Penso che lo faremo un'altra volta. La leva. Chiaramente. Mannaggia la miseria. Accovacciati. Salve. Ma io tipo c'ho i superpoteri, perché non posso usarli? Fatemi usare i superpoteri. Ecco. Cioè sono una cavolo di entità mutante, devastante. Queste cose non mi dovrebbero far paura. No, non c'è niente. Sono io morta? Tante io morte. Madonna che vaffanculo. Sì, 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 prendi, scappa, via. E mo come passo? Ah, di qua. Chi c'è? Cos'è sto schifo? Sembrano i mostri del set. Forse non lo sono. Ehi, poteri, datemi poteri. No, non levare, usa i poteri. Rose, ti prego. Tocca a me, corri. Dove si va? Metti questo subito. Datemi poteri. Aiuto. Vorrei usare la mia leva. Non la userò. Ah, niente da meno. Tutto sto tempo sta cavolo di porta qua. Sì, slalom. Hop, hop. Ronaldinho. Via. Via, 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 via. Ma che schifo siete? Dove sono i miei poteri? Lo vedo anch'io, Rose. No. Andate via. Poteri, poteri. No, no, no. Non ne voglio, non voglio niente, non voglio niente. Mi fa piacere che nelle visioni abbiamo la torcia noi. Da questa parte, vado subito. Chiudi, chiudi tutto. Dove sto uno? Di qua. Non mi piace quando sono così stretto. Non mi piace. Ok, pensavo ci fosse le cutscene. Oh, vedi il castello. Siamo un po' spaventati. Stai bene? Ma chi è? Che cosa sei?
Ok. O forse il boss finale. Che cos'erano quelli? Che sta succedendo? Come? Cos'è questo? Dove mi trovo? Non finché questo non uscirà dal mio corpo. C'è un cristallo qui che eliminerà la muffa. Io devo trovarlo. E non ho intenzione di andarmene senza. Forse ho un'idea di chi possa essere. Tu chi sei? Un angelo custode? Ce l'hai un nome? Visto che sei un angelo. Gabriele? Michele? Ok. Michael. E adesso? Secondo me, ragazzi, è Ethan. Non è Michael, non è nessuno di... chi sta dicendo di essere. E qui mi sa che è la stanza di Lady Dimitrescu. Qua dove ci ha appeso. Sì. Ci scommetterei anche. Noi siamo venuti dal caminetto. Sì. Andiamo di qua. Ah, ora sì che si ragiona. Il mercante. Si direbbe che ne abbiamo preso un'altra. Mercante cattivo. Sei una tipa vivace, vero? Dovevi impegnarti così prima. La caccia sarebbe stata molto più elettrizzante. Lasciami, lasciami! Temo seriamente che questo coniglietto non sia abbastanza spavaldo. Ora ho capito che sono i coniglietti. Peccato. Se avessi avuto abbastanza fegato da fuggire, il cristallo purificante sarebbe tuo adesso. Il cristallo? Che genio. Oh, pare ci sia un altro coniglietto da acchiappare. Bene, vediamo un po' quanto è veloce questo. Perché? Perché a me? Ecco. Guarda caso. No, forse non dovevo scappare da qua. Dov'è il mio amico arcangelo Michele? Qua che mi aiuta, mi ci devo andare. Io vado dritto. No, forse devo andare di qua. Perfetto. Sì. Non doveva finire così, mi sa. Ma non ho come difendermi, non è giusto. Corri, corri. È un'uscita, certo, assolutamente. Ah, finalmente. Grazie, datemeli. Ma scherzi. Ti avrà pure insegnato qualcosa, Chris, immagino. Tocca le mie parole. Come tipo... così? Ok che siamo tipo in un mondo immaginario, però mi sembra molto forte questa cosa. Potevi darmi un fucile a pompa a sto punto. Ah, pezzo da me. Mazza che mira che tengo. No, mi toccare. Azzardare a toccarmi. Ok, è morto. E ho già finito le munizioni. Cos'è sto fiore?
No, no, no. Forse sarebbe meglio cercare un altro coniglietto. Sì, non cercare me. Tipo una schivata non posso farla. Questo deve essere il cristallo. Oh, prendilo. Non guardarlo, prendilo. Oh no. Oh no. Col cavolo che leva ste cose. Le discepole bramano le proprie maschere. Bronzo, argento, oro. Sa che mi tocca cercare queste maschere. Cioè, qua c'era tipo maschera. Quante cose da portare. Me ne sono accorto solo adesso. Lo fucile. Qua c'era tipo la cucina. Sala da pranzo. Qua c'era il cortile. Che ovviamente è chiuso. Ci vogliono le tenaglie. Ok. Qui non c'era la cucina una volta. Infatti sì. Ma porca. Devo sprecarlo. Come ha fatto a mancarmi? Non lo so. E morire. Grazie. Servono troppi colpi però per ucciderli. Non li voglio uccidere. Forse li posso gambizzare. Devo provare. Maschera. Molto meglio la maschera. Vieni qui. Che mi dai? Un aiuto. Se proprio vuoi aiutarmi, combatti con me. Ma è biasa questa cosa. Quindi devo vedermela da sola? Ottimo. Beh, 8 munizioni sono tante. Spacca, spacca. Ovviamente le tronchesi verranno deconstrutte dopo questo utilizzo, vero? Non li avremo mai più. Cos'è sta roba? C'è uno strano bozzolo schifoso che cresce qui. Che cavolo si va? Oh, pianta verde, piglia tutto, piglia tutto. Cosa sei? Maschera. Come? Devo rompere il nucleo schifoso. Intendi quel coso schifoso? Come faccio a romperlo? Beh, i miei poteri. Penso che non serviranno per combattere. Liberarmene. Fin quando non ti liberi, usali. Ok. Va bene, ma come? Che cosa devo fare? E che sarebbe? Ci serve un oggetto per usare i nostri poteri. Va bene. Hello? Che sono ste porte qua con gli occhi? Oh! Potrebbe servirmi. Mostri mostruosi. Siete qua sopra. Ci sono tanti fluidi qui però. Stanno arrivando, vero? Mi dispiace. Vediamo se li posso gambizzare. Col cazzo che li gambizzo. Ma porca miseria. No, 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 no. No, 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 non ci prenderete mai. Sto andando nella direzione giusta, spero di sì. Qui ci sono solo mostri qui. No, 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 no. Via, 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 via. Vai, vai. Va bene anche così. Non era quella che avevo pensato, però va bene. Dove stiamo andando? Un po' strana questa inquadratura sulla spalla. Posso essere sincero. Siamo salvi? Posso avere il mio amplificatore? No, 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 non ho sbagliato. Oh, 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 oh. Me piace. Oh, sì. Flacone variante RV. Questo è il nostro amplificatore. Cosa devo fare con questo? Mi concentro. Ok. AO25 si chiama. Mi sento diversa. Strana.
Bene, vediamo se funziona. Eccolo qua. Bellissimo. Mi dà anche oggetti. Che belli oggetti. No, no, non spawnate. Andate via, mostri, mostruosi. Bellissimo. Ok, possiamo eliminare finalmente i mostri. Levatevi dalle scatole. Sì, devo essere più vicino. Morite. Beh, mi rimangio tutto quello che ho detto. Hop hop, 1-2, 1-2, 1-2. Lo slalom. Non mi prendere. C'è la fuga. Nuclei, 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 nuclei. Eccolo. Pezzo di vomito. Sparisci. Muore anche lui, spero. Non c'è un nucleo qua. Ah, eccolo. Sono un cretino. Perché? Perché? Perché l'ho fatto? Non tengo più vita, frate. Oh, madonna. Corri, corri, Rose. Vabbè. E muori un po'. Volevo vedere se moriva con eliminando sto nucleo qua, però ho sbagliato nucleo. Cos'è sta roba? Dammi tutto. Beh, gusta. Subito. Siamo devastanti, come al solito. Dovrei scappare di qua. Grazie. Ma che palle però che sei, figlio mio. Dove cacchio devo scappare, mo? Sono un po' in trappola, mi sa. Doveva succedere prima o poi, vero? La mia morte. Non ho minimamente idea dove andare. Minimamente. Beh, doveva succedere questo. Poi esagerato, un po' troppe persone. Adesso constatiamo se muore lui. Ok, uno è andato. No, non muore, raga. Che palle. Quindi quelli che spawnano sono spawnati e basta. Perfetto. Vabbè, ma io come dovrei schivare? Perché non mi danno una schivata? Datemi qualcosa. Come faccio a schivarli a questi? Dai. Cos'è sta roba? Perché sono qui? Vabbè. Mi servirebbe una spinta, tipo, un qualcosa del genere. Non lo so. Posso curarmi nel frattempo? Fatevi i cavoli vostri. Basta, levati. Levati pure tu. Eccolo. Ma non si vedono sti cavoli nuclei. Ok. Levati dalle scatole tu. Di qua. Porta, porta, porta. Cosa? Che cavolo è quella roba, mo? Prendiamo le munizioni, poi la sparo, quel che sia. Prendiamoci la maschera. Ah, questa è l'altra maschera, ma non si capisce assolutissimamente dove sia. Porta monoculare nel piano interrato. Eccola là. Ok, posso prendere la maschera allora. Nice. Maschera di bronzo. Insomma, ne servono altre due, Rose. Non per dirti, eh. Io volevo sapere cos'era quel mostro gigantesco, mo. Sarà il Tyrant barra Nemesis che se ne va in giro? Chi è? Riposa. Grazie.
Tutto. Non mi aspettavo niente di questo genere. Dove si va soprattutto? No. Ho ancora un buon motivo per continuare. Mi serve il cristallo. Grazie. Oh. Grazie davvero. Cos'è sta roba? Beh, l'ho distrutta. Qua dentro chi c'è? Ah, ma qua non c'era il mercante. Abbiamo rotto un po' di cose. Proviamo ad andare qua dentro. Si può andare. Il dipinto di una farfalla, questo quadro non può essere spostato. Manca un quadro. Oh. Bellissimo. Oh, ci sono molti più quadri qua. Rubo tutto. Non può essere da una parte il predatore, da una parte il... la preda. Quindi il ragno mangia la farfalla. Non lo so. Poi qua c'è il, la tigre, il giaguaro. Due lupi. Le pecore. E qua c'è la rana. Ma manca l'altro predatore. Mappa disegnata a mano. Ma che casino è. Allora, le scale. Noi siamo alla 2F. Dobbiamo prendere l'altro corridoio gigante. La chiave monoculare. Perfetto. Quindi tecnicamente dovrebbe essere di qua. Non è che mi sono sbagliato la strada? No, levati. Ok, di là quindi si ritorna dove stavamo prima. E quindi proviamo ad andare di qua. Oh, porca troppo, lo ammazzo. Ok, via. Questo viene tipo mangiato. Devo prima spararlo? No. Ah, eccolo. Ma che palle. Ma proprio no, che stanno andando le cose bene. Sì, aiutami. Stiamo seguendo? Sì, sì. Devo andare di qua. Mi faccia vedere, Michele, però. Ok. Guarda, mi sono spaventato, pensavo fosse qualcuno. Prendi questo. Altro potere. Il mio potere. Ce ne sono altri. A che servono più poteri? Forse tipo posso respingerli adesso, tipo con un'onda d'urto? Non è molto difficile. Focalizza nemico. Sì. Che bello. Vieni qua, vieni. Bravo. Processo. Vattin, va. Anche questo. Cosa ho preso? Rametto di salvia. Ah, ricarica i poteri, perfetto. Ma qui c'era una chiave, stai attenta. Grazie, Miche. Io avrei bisogno della chiave, grazie. Oh, porca miseria, quanta gente c'è qua dentro, però. Ok. Tutto mio, tutto mio. No, non posso leggere. Lasciami in pace. No, pure lui. Porca c'è la missione. Levati dalle scatole. Fuggi di qua. Qua dentro. Non so perché sono qua dentro. Via, via, via. Oh, aiutami di nuovo, ti prego. Stai attenta, grazie. Dammi una fiaschetta. Munizioni. Ti provo, ma è difficile quando c'è un gigante matto che ti cerca con i suoi aiutanti schifosi. Scappa. Già, non posso affrontarli tutti. Mi sa di no. Aiutino? No. Diciamo, mo troppo vuoi.
Quindi il fucile a pompa, essendo porta triplo oculare, buonanotte, la sbloccheremo mai più, tipo. E là, mi hai fatto cacare. Il malandrino è riuscito a spingersi molto lontano. Tuttavia, non sarà facile mettere quelle zampacce sulla prossima maschera. Cos'è questo? Yeah. Io non ne voglio sapere niente. Il cacchio l'avete cagato però, eh? E subito dopo giunse le frecce di un arco dannato. Molto prima. Ah, ok, molto prima. Sono un deficiente. Allora, quindi il cappio. Prima tu. Poi la lama a sto punto. Yes. Affogato e frecce. Va là, premio per Pasquale. Datemi tutto. Ma c'è un mostro gigantesco. Credo che qui si prosegua in un certo senso. Perché stiamo andando giù. La maschera d'argento è di una piccola stanza sul retro. Cavolo. È quello gigante, dimmi di no. Dimmi di no. Posso nascondermi? Ho fregato. Dai. Perché t'ho visto. Bravo, bravo. Vieni qua, vieni qua. Fammi levare sta cosa. Non mi ha visto, vero? 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 Madonna, che culo, raga! Che palle voi, però! Mi ha sentito, mi ha visto, mi ha fatto tutto. Brucia sto fiore qui! Ah, ok, posso difendermi. Oh, cavolo, forse da lui no, però. Madonna, la salvia, prendila! Dobbiamo fuggire da qualche parte. È qui! Attenzione, incredibile! Ce l'abbiamo fatta. Posso rompere qua? Fatevi i cavoli vostri, raga, che mi servono risorse a me. Tanto il mostro non può entrare qua. Bomba artigianale, mi piace questo. Oh! Mi piace ancora di più questo. Hai messo le tue zampacce su qualcosa che non ti appartiene. Penso che questo coniglietto in gordo merita una bella punizione. E dai, abbassati. Ok, devo scappare, immagino. Perché sono andato di qua? Corri. Devo prendere la pietra, la pianta, quello. Prendi, mangia. Corri. Torna a casa Rose, torna a casa Rose, torna a casa Rose. Perché a me? Ma levati dalle palle! Ce l'ho fatta. La scala. Via, 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 via. Manca l'ultima. Ok, caricatore messo. Poi piantina la mettiamo qua. Insieme anche al medikit. Le granate mettiamo qua. Bello ordinati, ragazzi, forza. Oh, la maschera. L'ho presa. Dammi la chiave. L'ho presa, ma non so come ho fatto. È arrivato quel brutto mostro. Tutto merito mio. Per forza. Di certo non posso affrontarlo. Prendi. Altra pianta. Sì. Pianta e munizioni. Oi, Natale. Serpente. La rana. Beh, ci sta. Mica ci ho azzeccato, raga. 300 IQ proprio.
Ma come sblocca? Ok, l'ho sbloccata. Scarti arrugginiti. Nuovi oggetti. Munizioni di fucile. Avessi il fucile, figlio mio. Chissà se ci sono boss fight, raga. Certo, in queste condizioni non vorrei affrontarle. Magari col fucile mi sentirei un attimino più sicuro. Ah, abbiamo fatto il giro. Ma scusa, che mi è servito? Cioè io devo andare di qua. Mi lancio. No, eh. C'è qualcosa che mi sfugge. Quindi ho preso una strada secondaria, almeno, dai. Abbiamo esplorato un pochettino. Madonna, che spavento. Chi è? E invece li faccio. Oddio, quanta gente c'è! Ma perché a me? No, mi interessa! Dove devo andare io? Il quadro. Il quadro. C'ho il quadro io. Andiamo al quadro. The God? The God. Dacci sta chiave. Cerca di prendermi in giro con questi enigmi. Andiamo a prendere il fucile. Ma dov'era il fucile? Dove stava la sala da pranzo? Boy. Sì. Sì. Grazie. Grazie. Questo mi farà comodo. Certo che ci farà comodo. Adesso la mia paura è svanita. Qui ci abbiamo questo qua. Nice. Qui dove c'era il vecchio monocolore, monocchio, via, tutto mio. Vai. Qui dove c'era il vecchio mercante, non mi viene il nome, ma porca miseria. Chiave monoculare finita, addio per sempre. Una porta tricolore avevamo, dove cavolo stavamo, porca miseria. Fuga. No, rompere le scatole, vattene via. Dovrebbe essere qua. Rubata. Ma forse devo far cadere qualcos'altro. Che là non ci arrivo. Devo far cadere altri pezzi da sopra, forse. Non lo usiamo, siamo. Non l'ho già usata. Fermati. Non sprecare risorse. Ah. Perfezione. Ok, shortcut aperto. Perfetto. E invece è questa la via. Perfetto. Però dovrebbe cadere un'altra di quelle cose. Che ci permette di arrivare fino a dove? Dai, però, quanti siete? Madonna, madonna. Vieni, vieni. Bravo. Ma tanto ce ne sono gli altri sulle scale. Va bene. L'avete voluto voi. Ok, li one shot, meno male. Ah, fangu. Brucia pure tu. Ok. No, tu cerca di startene là fermo, buono. No, ho sbagliato, pensavo che... Però devo risalire sopra, che palle. Ok, andiamo. Qua posso usare esattamente questo. Yes! Quanto siamo forti, quanto siamo forti! Madonna, avete rotto tre quarti di... Muoviti! Via, 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 via. Abbiamo solo altre tre munizioni che ho appena creato. Yes. Finish him. Oh, ragazzi miei. Ma arriva il mostro gigante, lo sappiamo, va bene. No, che cosa...
Ah, catturato proprio così? Brutalmente. Dove mi trovo? Sorgi e splendi, piccoletta. Che peccato. Eri arrivata a un passo appena dall'ottenere il tuo bel premio cristallino. Ma io lo sapevo, la vera Rosa è molto più vispa. Sarebbe riprovevole farti fuori così senza cerimonie. Vogliamo divertirci ancora un pochino? Oh, su, via, sorridi. Ho un giochetto simpatico e divertente da farti fare. Guarda questi sclerossi. Sono quasi tutti finti. Sei in grado di scovare quelli veri? Ah. Il tempo sta scadendo, piccoletta. Tutti, li faccio fuori tutti. Forse si capisce davvero. 2 minuti, non stare lì. 2 minuti, la maser. Facciamo un caffè pure. Sinistra. 10 secondi. Grazie, Arcangelo. Vicino al barile. Trovarsi il barile, destra. È quello. No, non posso più fare niente. Addio. Non pensavo che Michele mi aiutasse, porca miseria. Sopra. Che è questo sopra? È quello. Io non ci arrivo. Non ce la faccio, ragazzi. Non ce la fa. Sono preparato adesso. Sono assolutamente preparato. Questa volta ce la facciamo. Dopo, questo è il quarto tentativo, quant'è? Mancano solo 2 minuti, non stare lì a gingillarti. Sì. Sei pronta per il gran finale? Cosa? Oh, santo cielo, il tempo scorre. Mancano solo 90 secondi. Tag e sconfitto. Dopo 4 voto, però. Ce l'hai fatta, con non poche difficoltà. Non ce l'avrei fatta senza di te. Che bello. Meglio di niente. Un pony, c'ha 17 anni. Quanti anni hai? 15, 16? La madò, il pony ancora. Che poi non ho capito, cioè mi catturi e poi mi lasci andare. Cioè, ok che c'ha la trappola, però dovevi anche pronosticare il fatto che io ce la facessi. Madonna. Levati dalle scatole. Oh, quante munizioni del fucile, raga. Questo è un brutto presentimento. Cucina. Ci sei quasi. Ci sono. Sì. Finalmente posso liberarmi di questo peso. Ma devo ammettere che sarà strano vivere senza poteri dopo tutto questo tempo. Stai attenta. Lo so. Pensavo arrivasse tipo il boss gigante adesso. Ok. Non andrà affatto bene adesso, lo sappiamo, vero? Dove è uscito? Ben fatto, piccoletta. Ti sei proprio meritata questa ricompensa.
È quasi identico a quello vero, non credi? Ovviamente. Cosa? È un falso, ovvio. Ha troppo valore per manifestarsi in questo strato. Pensavi davvero che avrei rinunciato a un tale tesoro? Era la mia esca per attirarmi. No! Ma mi avevi catturato pure prima, non ha senso. Sono molto confuso. Ecco il vero divertimento. Il luogo perfetto per la tua fine. Via allo spettacolo! Cosa? Mi sa che il primo boss è arrivato, eh? Rompe la scatola. Cazzo, è ancora più discusso. Mi posso correre? Io voglio schivare, però. Devo colpire il nucleo, immagino. Bello, bello. C'è un po' la pistolina, eh? Non mi rompere, non mi rompere, non mi rompere, non mi rompere, non mi rompere. Bravo. Sapete che c'è, raga? Questo oddio! Sì che è uno spasso. Bravo. Muori. Cretino. Più danni di serie di cos'è. Oddio! Pensavo fossi una combattente valorosa! Corri, coniglietto! Corri, corri, corri! Oh oh oh! Ce l'ho fatta! Guarda, guarda! Sei molto più belligerante rispetto agli altri conigli. Mi sto annoiando infinitamente. Arrivano anche altri. Movimentiamo un po' le cose! Ma dai, ho ucciso quello gigante! Che palle! Arcangelo Gabriele, mi aiuti? Michele, volevo dire. Beh, però le munizioni le volevo. Non è morto? Cosa? Bloccalo, fermalo. Oh. Ma come non è morto? Poi c'è un po' troppa gente per i miei gusti. Via, 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 via. Rubo questo. Rubo anche questo. Ah. Vado a cagare. Ammiro la tua tenacia, coniglietto. Per quanto sia totalmente inutile. No. Madonna mia, violentissimo. In nuova terra? Posso ucciderti una buona volta? No. Questa è una battaglia più insulsa che abbia mai visto. Dove si va? Non fargliela passare di sciù. Ok. Prendi questo, let's go. Altro potere. E questo sarebbe uno spettacolo. Oh, una carica in più mi ha dato. Ottimo. Munizioni, 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 munizioni. Dov'è adesso il nucleo? Ovviamente alle spalle. Chiaro. Dove vai? Oh, vieni qua. Come ti permetti? Aia. Vomito. Vomito. Fermati, stati fermo. Adesso basta indugiare. Finiscila. Ma che deve finire questo? Un cretino, eh. Oh Gesù. Che sta facendo? Lo colpisco, lo colpisco. Attacco ad aria, che sta facendo? C'è un po' di gente per i miei gusti. Oh, c'è dolor. Bello. Inutile creatura. Finalmente. Che infinita delusione. Pazienza. La tua imminente disfatta
è inevitabile. Arcangelo Michele, corri, grande aiuto, grazie. Dove? Sembra giusto.